E buon pomeriggio, eccoci arrivati all'ultimo blocco di pomeriggio estate. È volato anche oggi il blocco dedicato al gossip e alle stelle, Martina. Con lei, la nostra preferita astrologa, Paola Aspri. Buon pomeriggio, Paola. Ciao, Paola. Wow, come seducente. Che raffiante oggi. E che succede oggi? Che luna ci sarà? Niente, è una luna in cancro, dura 3 giorni. La luna meno male. Lunedì. Meno male. Secondo per me noi sì. Per noi no. Diciamo anche per me, perché io ho la luna in pesci. Quindi di conseguenza con l'ascendente in pesci un pochino, diciamo, va bene. Ecco, però poi, insomma, non del tutto, però la luna in cancro 3 giorni, quindi goditi questa luna in cancro. Dai. 3 giorni impegnativi. Però, però avrei un rafforzamento un po' delle voglia di coccole, voglia d'amore, voglia di tenerezza. Vabbè, andiamo avanti. Dai, andiamo oltre. Allora, vi ricordate che avevamo parlato di Raimondo Todoro e Francesca Tocca, no? Che sembra che c'era un po' di aria di maretta tra di loro, i due ballerini, praticamente di amici, uno un insegnante e l'altra pure, diciamo, sta nel corpo di ballo, ecco. E di conseguenza però è successo che la Francesca Tocca ha messo un selfie su Instagram e sotto c'era un grande cuore di Raimondo Todoro. Tutto questo fuga tutte le varie, i vari rumors che ci sono stati in questi giorni sulla coppia scoppiata, insomma, anche se loro non hanno mai confermato che si erano lasciati. Però vi ricordavate che c'era un utente che aveva visto che lui faceva il provolone, insomma, vabbè, insomma, commenti, tante cose. Sì. Vabbè. Allora, siamo da capo a 12, perché Fabrizio Corona è di nuovo rinviato a giudizio dalla Procura di Milano. Oh, mamma mia! Perché? Ecco, perché l'ex re dei paparazzi, che cosa ha fatto? Ha ricattato una donna, praticamente attraverso un video intimo, gli ha detto, se non, insomma, l'ha ricattata, perché questa donna stava per pubblicare un libro, adesso non si dice il nome e cognome perché non è stato detto da nessuno, e ha chiesto ovviamente la pubblicità da parte di Corona attraverso la sua agenzia. Lei ha pagato in anticipo tutto quello che doveva pagare e poi sembrerebbe che tra i due sia nato qualcosina di intimo, e lui dopo l'ha ricattata con questo bel video. Quindi sembra che il processo è per tentata estorsione. Penso poi che ci sarebbe delle telefonate, delle chat che comprovano tutto quello che ha detto questa donna, e quindi anche dei testimoni. Vabbè. Cose che capitano, che chissà cosa succederà, vedremo. Chissà che succederà veramente. No, non si sa, guarda. Francesca Ferragni si sposa il 9 settembre, l'avete saputo, ecco, no? Finalmente, con Ricky Nicoletti, che sappiamo che è un musicista, nel castello di Rivalta. Bello. Ma Deianira Marzano, esperta di gossip, ha ricevuto una segnalazione da un utente Instagram che ci sarebbero delle regole imposte agli invitati, come quelli di non scattare foto, fare video e quant'altro. Si direbbe che gli ospiti, diciamo, siano un pochettino contrariati da questa cosa, però ancora non è stato, diciamo, confermato niente di tutto questo. Queste sono le dicerie, no? Che avvengono attraverso gli esperti di gossip. A Sposi Magazine invece Francesca ha svelato: mi immagino con un abito più semplice, invece ne ho scelto uno più romantico e più elaborato di quanto pensassi. Calcoliamo che ha scelto un abito di Atelier Remé. Per le quattro damigelle ha scelto ovviamente Chiara, Valentina e due amiche, Fiorella e Simona. Siamo tutti in trepidante attesa di vedere queste foto. Anche perché l'amica, la sorella, riuscirà a non fare foto e video. Ma dai. Ma mi sa che ce l'ha lei l'esclusiva. Allora è diverso. È molto più semplice. Non è, l'ho detto così. Anche secondo non me. Non ho certezza. A chi lo però possiamo sono chiedere? Sicura che sia così. Amica tua, Giovanna.
Va bene, comunque, per Belen Rodriguez, allora, inutile parlare, ancora ridete, vai, faccio ridere, No, faccio no, no, scusa, ridere. scusa, scusa. Aspetta. Eccoci. No, no, potete No, è ridere che l'esaurimento del tranquillamente. venerdì, Paola. E Ma che va niente. bene, dai, ci sta. Allora, per Belen Rodriguez ci sarebbero due trasmissioni, l'abbiamo detto già, no? Per esempio, un contratto Sky e una trasmissione con Discovery. Ancora non è niente di certo perché non è stato confermato da Belen Rodriguez, però ha messo su Instagram diciamo, una foto con sopra scritto l'appuntamento più importante. Quindi sembrerebbe che oggi è andata a firmare qualcosa di importante Ah, la il ragazza. divorzio. Quindi, beh, questo sicuramente. Tant'è che molti utenti sotto a questo appuntamento più importante hanno scritto anche che da un po' di tempo Belen Rodriguez la vedono un po' più triste del solito, nonostante sia col suo elio. Che vi devo dire? Sarà il Sono settembre scelte di anche per vita. lei, Paola. Secondo me, se settembre porta proprio male, sto settembre. Vedo l'ora che Infatti, chi è finisce. nato diciamo, a settembre, tutti quelli della Vergine, la del vino non ce l'abbia male, che è andata No, lì no. adesso, però insomma, la rigidità è di casa, è anche un mese un po' particolare. vabbè. Allora, la nuova concorrente per Ballando con le Stelle, la quinta concorrente, sarà Carlotta Carlotta. Mantovan, Carina. ovviamente, la moglie di Fabrizio Fizi. Ah, Ed è partecipa. stata annunciata ovviamente con un messaggio. È Carlotta Mantovà, la nuova quinta concorrente del talent. Anche a cavallo si può mantenere il ritmo, ognuno ha il suo metodo. E L'avevamo quindi, vista vabbè, ballerina siamo. per una notte. È vero. Sì, alla scorsa edizione è stata ballerina per una notte, bravissima. Quindi diciamo che già l'abbiamo vista. E Però poi è magari anche giusto che sia così, dai. finalmente la Prevedo conosciamo. tante Sì. lacrime. Dici? E beh, dai, che non si Da parte fa. nostra, Vabbè, dai, sì. Io sicuramente sì, magari ci sarà, e magari ci sarà. l'agatto il Ci sabato sta, sera a ci vedere sta. Ballando con le Stelle a casa mia con la Piangere. pizza. Va bene. Ah, ma io non posso fare tardi poi il sabato Va sera. Va bene. bene, andiamo Ah, avanti. ma la domenica ti svegli lo stesso, non c'è problema. Allora, il primo appuntamento del GF NIP VIP è ovviamente l'11 settembre, già lo sappiamo, però sembrerebbe che sia già ci sia una notizia in giro. Questa notizia è stata riportata da Twitter Agent Best, che Sì. potrebbe andare in onda fino al gennaio Come prossimo. fanno? Quindi, vabbè, ma se tu pensi che durava fino a marzo, Infatti. sinceramente. È pure poco. Sicuramente è che anche poco, fino a gennaio, insomma, abbastanza bene, oserei dire. Allora, andiamo ai segni più pigri oggi, no? Ovviamente faremo una. Vedrete qual è il segno più pigro in assoluto, insomma, anche perché ci avviciniamo al weekend e ovviamente non si lavora e si ozia. E quindi è giusto dire quali siano i segni più pigri e quelli più dinamici anche, se vogliamo. Quindi, oroscopo del weekend, cominciamo che abbiamo la luna in cancro, l'abbiamo detto, quindi una luna molto romantica, accogliente, che normalmente diciamo che l'uomo del segno del cancro, no, del segno del cancro, preferiscono portare le persone a casa loro, nel senso che gli piace molto di più fare una cena a casa loro e non buttarsi in situazioni mondane, perché troppo clamore, troppa confusione, specialmente nel weekend, dà molto fastidio. Già questo è un preannuncio di qualcosa. Allora, Ariete, con la luna in Infatti sì. cancro non si è mai abbastanza prudenti, eh? Oggi ci saranno problemi in casa che dovete risolvere all'istante, però nel weekend, oltretutto, state attento a cosa maneggiate. Siete un po' distratti e potreste essere facili agli incidenti domestici. Domenica tensione in famiglia per colpa di un fratello ficcanaso o di un parente, insomma, che vuole comandare su tutto e tutti. Quindi un 3S, l'avevo detto, sta luna in cancro, parola d'ordine, prudenti. Allora, diciamo che l'ozio assolutamente non fa parte di questo segno, nella pigrizia. È il segno più dinamico, si può dire, dello zodiaco, segue il proprio istinto e ama il movimento e anche la vita sociale.
Quindi detesta le persone pantofolaie, assolutamente. Via, via, via. Toro, segno di terra. Oggi notizie e informazioni importanti per voi. Siete in un momento in cui le cose girano per il verso giusto. Nei weekend avete bisogno di quiete e tranquillità. La campagna è il posto ideale per rilassarsi e mettere a frutto delle idee sul lavoro. Domenica vi sentite a vostro agio con il partner e i parenti. L'armonia è di casa in questi giorni. 5 est, con la parola d'ordine armonici. È uno dei segni zodiacali più pigri, il toro. A causa della loro natura premurosa e calma, odia le uscite, i locali affollati e anche in ambito sportivo non si dà molto da fare, diciamolo. Tuttavia, in ambito professionale si fa in quattro perché l'ambizione è la cosa che più gli preme. Gemelli, segno d'aria. Oggi qualche problema con la banca, le finanze non sono mai troppe per voi che spendete senza pensarci, allora dovete correre ai ripari. Nel weekend avete voglia di sesso. Il fatto di essere spregiudicati vi aiuta ad essere solleciti e a condividere pochi attimi, ma buoni. Domenica avete il cuore caldo. 4 S con la parola d'ordine tanta voglia. Non sono pigri gemelli, perché amano fare tante esperienze diverse, quindi visitare posti nuovi e cimentarsi in tante attività. Quindi quale pigrizia? Assolutamente no. Cancro, segno d'acqua, oggi soddisfazione su tutta la linea per alcuni progetti che andranno a buon fine, diciamo. Inoltre fate bene ad andare avanti perché ad ottobre la musica cambierà, ovviamente. Quindi cercate di portare acqua al vostro mulino tutto per tutto settembre, anche se settembre per voi non è un mese tanto tranquillo. Nei weekend momenti da vivere romanticamente con il partner, ma anche dimostrazione di affetto per i vostri amici. Domenica, tutto casa e famiglia. 5 S con la parola d'ordine a buon fine. Il cancro è pigro, senz'altro, perché pecca il più delle volte di insicurezza verso se stesso e il proprio destino e non osa avventurarsi in situazioni che gli fanno un po' paura. Non ama la vita mondana e preferisce le cene a casa con pochi intimi. Leone, segno di fuoco, oggi avete le spalle coperte, non dovete avere paura del presente e del futuro. Avete lavorato bene per la vostra affermazione personale, ovviamente. Nel weekend è una realtà e non è certo un sogno quello che vi aspetta. È vero che dovete cominciare da capo, ma con grande soddisfazione. Domenica recuperate il sonno, ne avete veramente bisogno. 5 S con la parola d'ordine spalle coperte. Non è un segno pigro il leone, eh? Come l'ariete, il sagittario si caratterizza per la voglia di primeggiare e partecipare ad ogni sfida che gli si prospetti, a che costo di sbatterci la testa. Vergine, segno di terra, oggi è un evento, può esservi utile per socializzare, per mettere su, diciamo, anche diversi progetti lavorativi. Nel weekend non vi fermate mai tra un invito e l'altro, pensando che declinarlo possa farvi perdere un'occasione d'oro. Domenica nuovi incontri anche in amore, attenti ai colpi di testa, quindi un 4S con la parola d'ordine conoscenze utili. La Vergine è pigra, lo sappiamo, perché quando non gli interessa una cosa demanda ad altri. È eccessivamente pignola invece per quello che gli interessa, poche energie su pochi progetti che lei è sicura o lui è sicuro che possono andare a buon fine. Bilancia, segno d'aria, l'ambizione vi spinge a lavorare sodo per un futuro migliore, non avete paura della stanchezza? Quindi avete in mente solo il vostro successo personale, nel weekend potreste ritrovare una persona del passato che è una vostra spina nel fianco, domenica sonno arretrato, beh, dormite un po' di più, che vi devo dire. 4 S con la parola d'ordine ambiziosi. La bilancia è un segno mite, quindi va avanti con i propri ideali, vuole la stabilità e l'equilibrio, quindi osa poco e quindi è un po' pigra, diciamo, nei movimenti e nelle azioni. Scorpione, segno d'acqua, oggi un nuovo incontro vi rende più felici e pronti a condividere anche sciocchezze per alleggerire la realtà. Nel weekend potreste scambiare un'amicizia per amore, ma illudersi è sempre un bene se vi fa essere più spensierati del solito e anche meno problematici. Domenica c'è una chance in più, a voi le sfide piacciono e allora avanti tutta. Quindi
Quindi 4S con la parola d'ordine al nuovo incontro. È un segno pigro lo scorpione, perché concentra i suoi sforzi in quello che gli sembra indispensabile, lavorando con arguzia e facendo le scarpe anche agli altri a volte per arrivare a meta, solo in qualcosa che gli interessa. Non ama la socialità e tende a frequentare pochissime persone. Sagittario, segno di fuoco, il passato torna a rompervi le scatole e voi con questa luna in cancro sarete più preoccupati del solito. Cercate di non soccombere alla malinconia. Nel weekend siete intorno ad un tavolo per cercare di risolvere le vostre magagne del passato. Domenica c'è un accordo da trovare per mettere una pietra sopra sui disastri che avete fatto. 3S con la parola d'ordine passato insidioso. Ama fare tanti progetti, il Sagittario e attività. E quindi spesso questi progetti li portano ad essere dispersivi, ma certamente molto attivi e poco pigri, diciamolo. Capricorno, segno di terra, oggi qualche collaborazione in più per la vostra voglia di vincere nella professione. Nel weekend è una corsa ad ostacoli, troppe incombenze e pochi momenti di relax, però non potete e non dovete lasciare. Domenica siete stressati all'ennesima potenza e avete la necessità di riposarvi dopo tanto lavoro. Quindi 3S con la parola d'ordine, stanchissimi. Ha un'ambizione sfrenata il Capricorno, ma è anche un segno riflessivo, ricordiamolo. E sceglie un percorso, quando sceglie un percorso valuta tutti gli ostacoli possibili e non si butta a capofitto così, senza sapere il risultato. Quindi è un pigro a metà, perché per certe cose che gli interessano parte a sprombattuto, per altri se ne frega, ovviamente. Acquario, segno d'aria, oggi il lavoro vi chiama e non dovete mollare, esigete da voi a volte più di quello che potete dare. Nel weekend i ritmi sono esigenti, i capi chiedono e voi vi spingete oltre per il gusto di sfidarvi a nuove imprese. Domenica vi siete stancati a tal punto che chiudete le comunicazioni con tutti, quindi un 3S all'acquario, parola d'ordine, lavoro stressante. È un segno dinamico l'acquario, quindi si impegna a fondo per affermare il proprio valore, tuttavia a volte si accontenta perché non è tanto intraprendente, quindi diventa pigro a volte. Pesci, segno d'acqua, oggi lottate per il potere. Avete bisogno di vincere a tutti i costi, non mollerete tanto facilmente, nel weekend c'è tempo per evadere, vi butterete nei sentimenti, sicuri di essere contraccambiati perché siete sensuali e volitivi. Domenica voi due da soli, niente di meglio per inverdire il passato e il rapporto del partner di sempre. Quindi un 5S con la parola d'ordine, voi due da soli. I pesci, segno più pigro dello zodiaco, che lo diciamo a fare, in quanto è riservato e poco incline alla vita sociale e mondana. Adora proprio il calore della famiglia, le coccole, cioè proprio la casa, proprio. Diciamo, si spalma sul divano e non si alza più. Nella professione non sgomitano per affermarsi e preferiscono lavorare in silenzio per perseguire i risultati che vogliono ottenere. Hai capito? Sì, ma sono curiosa. Cuspide, no? Che cosa, quando sei cuspide, che cosa influisce dell'altro segno vicino? Dici, come ti decidi? Perché io sono Allora, dopo i Ariete. 35, Sempre ricominciamo. dopo i Dopo i 35. 35? Sempre dopo. Ah no, cuspide, no, Cuspide. scusami, cuspide sì. No. Beh, influisce tantissimo, influisce molto. Sei un po' una scheggia impazzita, perché prendi i difetti dell'uno e dell'altro. Non so, Ecco. facciamo. Non lo so perché. Ariete e Pesci io sono, perché sono il 21 marzo e quindi sono cuspide, Pesci. Quindi sei Ariete e Pesci? Beh, no, ma guarda, sì, è un po' quello che sta succedendo a me con l'ascendente in Pesci. Diciamo che tu hai una grande sensibilità perché ce l'hai di tuo, e l'abbiamo anche detto che anche l'Ariete è sensibile ed intuitivo come segno. Quindi di conseguenza questi due segni ti portano ad empatizzare tu subito con una persona, o ti piace o non ti piace, non ci sono mezze Però misure. non lo dà a E per vedere. cui non lo dà vedere perché è molto elegante, Sì. questo è dato dai pesci però.
I pesci sono silenti, però poi dopo Provo. eleganti. Se deve Però dire la sua, certo, la perché la... dice, ma ha No, solo l'ariete è più richiesto. impulsivo, eh? L'ariete è impulsivo, quello che pensa dice. Sì. È una cosa così. Quindi diciamo, il meglio e il peggio di questi due segni hai, perché il meglio è che l'ariete è volitivo, impudente, va avanti senza paura in tutte le cose, però a volte con una sola parola può distruggere quello che ha costruito in tanto tempo, Vero. mentre i pesci sono delle anime sensibili, è un segno artistico, è un segno volubile, umorale, cambia umore da un'ora all'altra, da un minuto all'altro, oserei dire. Quindi, però, per esempio, c'è una differenza da fare, perché adesso abbiamo un po' di tempo, tra il pesci uomo e il pesci donna. Perché se il pesci uomo è pigro per antonomasia, pesci donna è pigra, ma non all'ennesima potenza. Diciamo che come segno la donna pesce è quella più sensuale dello zodiaco. Addirittura. Può fare impazzire gli uomini in una maniera pazzesca, questo lato misterioso, questo lato morale, questo darsi e non darsi, fuggire al momento opportuno. Essere dediti ai sentimenti, ma poi improvvisamente non rispondere al telefono per giorni, Ah, questa perché sì, è una sono io. tattica. Questa È sono una io. tattica. Eccola là. Ebbene, ma questo lo faccio anch'io, Ah, è se vero, ti fa un po' di consola. ghosting. Un Io non faccio ghosting. po' sì, ti ricordi quella volta che non rispondevi a quel ragazzo? Ah, Tuo bellissimo. collega che Che stai a ti dire? scriveva sempre, che ti diceva Allora, vediamoci, voglio sapere una cosa da vediamoci, Martina Gatto. vediamoci. Martina Sì. Gatto, ad un appuntamento, poi Vero. dopo lo chiedo anche Sì. a Manuel, ad un appuntamento tu rispondi subito o ti fai aspettare? Io o Manuel? Tu. Allora, Eccola. se c'è dell'interesse rispondo subito, ma stiamo parlando di appuntamento galante? Galante. Certo. Se c'è dell'interesse rispondo subito, se non c'è dell'interesse io ho proprio difficoltà a dire no, cioè mi dispiace dirgli di no a quella persona e quindi Allora rimandi, procrastino fino a grande mal di rovinare testa. le cose. No, grande mal di testa, ci No, no, procrastino proprio risentiamo. che rovino la cosa, cioè non, sì, cioè rimando pur di non dire, no, guarda, non mi piaci, faccio del male, poi Classico. faccio peggio, però ci sto lavorando, eh. Ci sto lavorando. Manuel, tu dici subito di sì? No. Sì, anche No. se non ti Sì. piace? Allora, diciamo un po' come Martina, nel senso che se mi piace dico sì, se non mi piace comincio a fare, vabbè, guarda, che settimana sono impegnato, però vediamo, ecco, perdo tempo, prendo tempo Purtroppo e è una perdo cosa tempo brutta poi. comunque. È una cosa brutta che non va fatta. Ci sto lavorando, ci sto lavorando. Però ti Vabbè, ma posso dire, ci sono anche persone. quello alimenta anche di Infatti. più l'interesse dell'altra persona, È no? vero, Quello quando il... ti fai Guarda, aspettare, quando devi sono stata anche chiara desiderare. in alcuni contesti, sono Ah. stata chiarissima e non viene recepito proprio questa cosa, quindi è proprio, secondo Che me, ti devo alcuni sono dire? proprio solo dei coccio. Perché poi ti fanno, vabbè, ma è un caffè, È niente proprio vero, ma di che. guarda, è proprio vero che quando sfuggi oppure quando sei chiara che non ti piace una persona, è il momento in cui non mollano la Eh presa, eh? no, eh no. E comunque io se non risponde perché ho l'odio del cellulare, io sto odiando i messaggi, il cellulare, le Ok. notifiche, le cose varie. Va bene. È vero, è la verità, ho proprio Comunque questo sei rifiuto. una tripla donna perché tra Ariete, Cuspide, Pesci, Pesci, ascendente non me l'hai detto gemelli, mai. gemelli. Gemelli, vabbè, Capirai, siamo in quattro cinque. personalità, un Gemelli, condominio, un Ariete, condominio Pesci. c'avete là Allora dentro. io sono Dobbiamo chiedere. Leone, ascendente Pesci e una parte ce l'ho in acquario, Ale, l'ascendente. allegria. Oh mamma. Vabbè, Paola, ti ringrazio, grazie come Bacio a sempre, Paola. buon weekend e ci vediamo lunedì puntuale con te alle ore 18 per l'ultima settimana di pomeriggio estate. Wow. Sì, che Va malinconia. lo so, Vabbè, finisce sono l'estate ma iniziano volate. nuove cose, Sono Paola. volate queste 11 settimane. Grazie Paola Aspri, buon weekend.
Grazie. Anche a voi, Grazie a ciao. Paola Aspri, un grazie alla nostra regia Alessio Grazie, e Ivano, Ivano, grazie a grazie a tutti i tutti gli nostri ospiti, ospiti, grazie al pubblico a casa, un grazie a te Martina grazie a Gatto, Tati Makeup, grazie a Manuel Bartolini, grazie al direttore artistico, grazie al direttore, tutti grazie, grazie non a è l'ultima puntata, grazie a chi oggi ci ha preparato il pranzo, basta che sono il 26, ci vediamo andare, lunedì ciao. Puntuale alle ore 16, buon fine settimana, ciao, ciao, ultima settimana, aia.